Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno! Oggi andrò a preparare una ricetta semplicissima. Rigatoni con ricotta fresca e parmigiano, con un pizzico di noce moscata, ma proprio un pizzico, pepe nero e sale. Mettiamo l'acqua sopra, accendiamo il gas e nel momento in cui andremo a buttare giù la pasta, sono rigatoni, poi dopo 5 minuti, questi hanno un tempo di cottura molto superiore, andremo a prelevare un po' di acqua di cottura della pasta e andremo a creare una vellutata, una crema di ricotta. Vi faccio vedere come. Sapete benissimo che io la ricotta la setaccio sempre, per cui prendo un colino e vado a mettere la ricotta al suo interno. Vado a setacciare la ricotta in modo che sarà molto vellutata in bocca. Ecco qui la nostra ricotta, bella, cremosa. Vedete? È già una crema adesso. Per due piatti 200-250 grammi, a seconda dei gusti vostri. Se ne volete, la volete più abbondante, ne mettete di più. Buttiamo giù la pasta. Appena l'acqua passeranno 4-5 minuti, andremo a prelevare un po' di acqua e andremo a fare questa crema, questa vellutata di ricotta. Come vedete, sono passati all'incirca 4 minuti, già si vede l'amido all'interno della pasta. Prendiamo un mestolo, andiamo a mettere in una ciotola e iniziamo a lavorare la nostra ricotta. Ne mettiamo un po', andiamo con un cucchiaio di legno a girarla e a creare una vellutata, una crema di ricotta. Andiamo a mettere un po' di sale. Lavoratela molto bene perché andrà a amalgamare con i nostri tortiglioni. Ancora un altro goccio di acqua. Adesso andiamo appena un pizzico di noce moscata, ma non più di tanto. Si deve sentire e non. Pepe nero, ultimo tocco. Pasta è cotta, andiamo a scolarla, la metto in questa terlina, vado a versare la ricotta nella pasta. Inizio con una spruzzatina di parmigiano qui all'interno della terrina, dopodiché vado a impiattarla. Ecco
adesso un po' di parmigiano, e buon appetito a tutti, fatela, buon appetito e alla prossima.